Bene, questo nostro intervento vuole approfondire l'opera di Corrado Segre qui a Torino, soprattutto come caposcuola. Come caposcuola e come creatore di una scuola importante, con legami internazionali, con numerosi allievi e con molti, con un programma di ricerca molto ampio, molto vasto. Il titolo di Orge geometriche torinesi non vi tragga in inganno, non c'è niente, nulla di a luci rosse, ma è una frase di Castelnuovo che, tornato a Roma dopo aver fatto l'assistente a Corrado Segre qui a Torino, rimpiangeva appunto queste orge geometriche di cui parlo. E lo stesso Castelnuovo scriveva che chi voglia valutare l'opera di Segre non può prescindere dai contenuti della sua scuola, che in buona parte derivano da lui. E in effetti Segre offre uno degli esempi più alti di maestro nella storia della matematica. E i suoi corsi universitari, corsi di carattere avanzato, sono sempre stati una fucina di futuri ricercatori. E sotto la sua guida, fra il 1891 e il 1912, ha preso l'avvio a Torino la scuola italiana di geometria algebrica, che nel giro di poco tempo porterà l'Italia ad assumere un ruolo riconosciuto a livello internazionale. Naturalmente non partono da zero qui a Torino, ci sono gli esempi illustri di Veronese, Bertini, ma qui veramente si aprono nuove strade e si imboccano cammini che porteranno a grandi risultati. Allora, nella prima parte del nostro intervento illustreremo il periodo di formazione della scuola italiana di geometria algebrica, mettendo soprattutto in evidenza il ruolo delle lezioni di Segre, conservate nei quaderni, già più volte abbiamo parlato, fra ieri e oggi, e il ruolo delle lezioni di Segre nello stimolare la ricerca dei suoi allievi e il suo modo di intendere la scuola. Nella seconda parte invece presenteremo brevemente due corsi specifici che meglio di altri illustrano il suo doppio ruolo di caposcuola e di educatore. Il famoso corso del 1890-91, quella sulla geometria del componente algebrico semplicemente infinito, che come già ho ricordato ieri Terracini definì la magna carta che ha fatto testo per la geometria sulla curva, e anche, forse meno noto ma altrettanto importante, il corso che per 18 anni Segre tenne presso la scuola di magistero, che era una scuola di formazione per gli insegnanti, dedicato questo corso a questioni metodologiche connesse con l'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie. E per questa ricerca ci siamo basati anche su molte fonti di archivio, parte conosciute, edite, altre inedite, che verranno segnalate man mano nelle diapositive. Nella formazione della scuola italiana di geometria algebrica sono sicuramente importanti gli indirizzi di ricerca che sono stati aperti da Segre e che vi riassumo brevemente: l'indirizzo proiettivo iperspaziale, lo studio dei fondamenti della geometria proiettiva iperspaziale, la geometria senso stretto, la geometria numerativa e la geometria proiettiva differenziale. Segre insegnava e formava i suoi allievi, indirizzava la ricerca soprattutto attraverso i suoi corsi universitari. Ricordo che lui ha ricoperto la cattedra di geometria superiore nell'Ateneo torinese dal 1888 fino alla morte avvenuta prematuramente a soli 61 anni nel 1924, e successivamente in questi anni quindi ha insegnato per 36 anni la geometria superiore, e i quaderni che testimoniano il suo insegnamento, tenendo conto anche di quelli della scuola del Ministero, sono complessivamente 40. Io ho anche già detto ieri, ve lo ricordo, che questi quaderni sono disponibili in rete, un sito che ha predisposto e curato la professoressa Giacardi, e molto sono esposti qui nelle nostre bacheche. Questi quaderni illustrano la genesi e gli sviluppi delle ricerche scientifiche
Cecilia di Segre, ma consentono anche di comprendere l'importanza del suo magistero nella nascita della scuola italiana di geometria algebrica. Sono corsi che trattano degli argomenti di ricerca allora più avanzati. Segre presenta ogni anno, cambiando quasi sempre argomento, quindi insomma sono pochissime le ripetizioni, presenta ogni anno quelli che sono i risultati più avanzati nel tema di ricerca che ha deciso di affrontare. E lo fa da par suo, cioè con la precisione e col rigore che tutti gli hanno sempre riconosciuto, ma anche con la sua estrema chiarezza, asciuttezza priva di qualunque retorica, ma capacità veramente, insomma, non voglio dire ineguagliata, raramente uguagliata, di rendere comprensibili e efficacemente fruibili da parte dei suoi allievi anche gli argomenti più avanzati e più intricati. Ecco, questo è il contesto generale. Adesso Livia vi illustrerà i caratteri principali della scuola italiana, cioè della scuola del Corrado Segre, con la geometria algebrica, e poi parlerà del quaderno della scuola di magistero, mentre io alla fine dirò qualche cosa invece sul nuovissimo d'altronde quaderno del 1891, dove viene introdotto il cosiddetto metodo iperspaziale per lo studio della geometria. Come ha già detto prima il professor Alberto Conte, nella Torino di fine secolo veramente Segre raccoglie attorno a sé un gruppo di ricercatori straordinari. Nello schema che è qui rappresentato compaiono i più importanti allievi e collaboratori di Segre. In verde sono indicati quelli che conseguono con lui la laurea, e invece in nero sono indicati coloro che vengono a Torino a perfezionarsi, e tra parentesi è indicato il periodo che trascorrono a Torino. Fra questi, fra i suoi allievi diretti, abbiamo Fano, Bepoleri, Severi, Giambelli, Terracini, Togliatti e anche altri. E tra coloro che invece vengono a perfezionarsi, sicuramente i più importanti sono Enriquez e Castelnuovo, ma vi sono anche degli stranieri come i coniugi Young e alcuni americani, tra cui Julian Coolidge. C'è poi un gruppo di giovani che, dopo essersi laureati con Segre o aver collaborato con lui, prendono contatti con Teano, con la scuola di Teano. Il più noto è certo Pieri, il cui ruolo di contatto, di collegamento tra le due scuole è stato recentemente illustrato da Aldo Brigaglia, ma anche Bepoleri, poi ce ne sono altri meno noti come Luisa Virillo, Matteo Bottasso e altri ancora. Ora ripercorreremo molto schematicamente, in modo cronologico, il magistero di Segre, cercando di mostrare il ruolo dei suoi corsi appunto nella formazione della scuola. Il sodalizio più profondo e più fecondo è sicuramente quello che con Guido Castelnuovo, che inizia nel 1885, quando Castelnuovo, ancora studente, manda un lavoro a Segre da leggere. Nelle lettere che seguono, Segre dà consigli, propone temi di ricerca, suggerisce le letture e arriva ad apprezzare questo giovane che aveva solo 2 anni meno di lui, tanto che lo fa venire a Torino come assistente di Dovidio. Il posto di assistente di Dovidio era un posto onorifico che veniva dato ogni anno al migliore laureato, Segre stesso lo aveva occupato. Come è ben noto, la collaborazione, come è già stato studiato ampiamente, la collaborazione fra i due matematici conduce alla creazione dell'indirizzo italiano di ricerca sulla geometria delle curve algebriche e confluisce nell'importante memoria di Segre del 1894, introduzione alla geometria sopra un ente algebrico semplicemente infinito, dove, come scrive Severi, ci sono le radici di tutta la geometria italiana. A Torino Castelnuovo si trattiene fino al 1891, quando viene chiamato a Roma, ma i contatti tra i due matematici non si interrompono, come mostra la ricchissima corrispondenza. La memoria del 94, il tema della memoria del 94 era stato trattato nel corso del 90-91, di cui poi parlerà più ampiamente,
Alberto Conte. Io mi limito solo a dire che il corso fu seguito da due giovani, Federico Amodeo e Gino Fano, che raccogliendo l'invito di Segre a studiare i fondamenti della geometria proiettiva iperspaziale pubblicano poi due lavori. Mi piace ricordare le parole di Amodeo, che appunto ricordando il periodo trascorso a Torino dice: nel 1890-91 Segre ripeté con Dovidio a Torino l'eccellente prova fatta da Brioschi, Casorati e Cremona nel 1869 a Milano. Ecco, a Milano questi tre matematici avevano affrontato il tema delle funzioni ellittiche abeliane da tre punti di vista differenti. E dice Amodeo, mentre Dovidio faceva un corso di lezioni sulle funzioni di variabile complesse sugli integrali abeliani, Segre esponeva la geometria su di una varietà algebrica semplicemente infinita sotto il triplice aspetto iperspaziale, algebrico e funzionale. L'importanza di questo corso non risiede solo nel carattere innovativo dell'approccio di Segre allo studio della geometria sulla curva, ma anche nel fatto che si può far iniziare da questo momento sul ruolo di caposcuola. Segre suggerisce letture, temi di ricerca, Castelnuovo, Fano, Amodeo, trascorre anche alcuni giorni con Bertini che voleva imparare i nostri metodi, i nostri di Segre, come scrive Segre a Castelnuovo. E soprattutto è chiara già da questo momento la consapevolezza dell'importanza di questo nuovo indirizzo di ricerca e dell'esistenza di un gruppo di studiosi che lo condividono e anche il desiderio di divulgare le proprie idee. Segre infatti scrive a Castelnuovo, dice: noi dobbiamo realmente pensare a scrivere trattati, a litografare lezioni, a diffondere ampiamente le nostre idee. Nel 1890, su invito di Segre e con la sua supervisione, appare la traduzione italiana del programma di Erlanger di Felix Klein, curata da Fano, che allora era ancora studente, che è importante poi per gli sviluppi del programma di ricerca di Segre. Nell'anno successivo, precisamente nell'estate del 91, consapevole dell'importanza di stabilire relazioni col mondo scientifico europeo, Segre intraprende un viaggio in Germania, già citato ieri da Alberto Conte, per visitare proprio i più importanti istituti di quel paese che era all'avanguardia e per conoscere Klein, con cui era in corrispondenza fin dal 1883. E rimane veramente molto impressionato soprattutto dalla straordinaria capacità organizzativa degli studi matematici dell'Università di Gottinga di Klein, come scrive all'amico Guido Castelnuovo. Nel 92 Fano si laurea con una tesi sulla geometria iperspaziale che viene pubblicata immediatamente in una memoria, e recensita appunto da Segre, in una memoria degli atti dell'Accademia delle Scienze. E questa memoria risente sia dell'influenza di Segre che di quella di Castelnuovo. Nel 93-94 Segre raccomanda Fano presso Klein affinché possa recarsi a trascorrere un periodo di perfezionamento a Gottinga. Fano parte e qui frequenta due seminari, sia quello invernale e sia quello estivo, e in particolare in quello estivo tiene una conferenza sulle serie di Fourier, e ringrazio Diderot di queste informazioni, però durante la sua permanenza nell'Università di Gottinga tiene anche delle conferenze alla Mathematische Gesellschaft sulla geometria, sulla scuola italiana di geometria. In questo periodo Klein ha modo di apprezzare Fano, tanto che nel 1899 gli offre una cattedra di geometria a Gottinga e gli scrive: desidero che chi terrà questa cattedra valorizzi l'intuizione geometrica e sviluppi gli studi geometrici in tutte le direzioni. E sono giunto alla conclusione che voi siete precisamente la persona che fa per noi. Fano però declinò questo invito, preferì avere una cattedra in Italia, difatti andrà a Messina e poi tornerà a Torino.
Alla fine del 93 Federico Enriquez, il gruppo di Segre diciamo, si arricchisce di un altro giovane, che è Federico Enriquez. Federico Enriquez, come noto, aveva chiesto di perfezionarsi a Torino, però viene destinato a Roma, dove appunto incontra Castelnuovo, che sarà l'amico e il collaboratore di tutta una vita. Però alla fine del 92 si reca ugualmente a Torino per lavorare con Segre, poi si reca nuovamente alla fine del 93, nel novembre del 93, si trattiene fino a gennaio. Alla fine del 94, come risulta dalle lettere che si scambiano i due amici, Castelnuovo ed Enrico si sottopongono a Severi il problema dello scioglimento delle singolarità delle superfici algebriche, e di questo parlerà più diffusamente Paola Gario. Io mi limito solo a dire che nel corso del 94-95 Segre avrebbe voluto occuparsi, insomma, trattare la teoria delle superfici algebriche, però poi limita il suo programma a quello delle singolarità, le singolarità delle curve piane, e quello del il tema delle superfici viene solo accennato brevemente alla fine. Però questo corso è frequentato da De Polevi, che si laurea con Severi nel 90, con Segre nel 96, e Segre poi lo coinvolgerà nella ricerca, come sentiremo poi da Paola Gario. A quell'epoca Segre è già abbastanza noto internazionalmente. Nel 1897, durante chiamato, invitato a, come vicepresidente della sezione di geometria al congresso dei matematici di Zurigo, Fano ed Enriquez tengono entrambi una conferenza. Negli anni 90 Segre, Fano, Castelnuovo ed Enriquez sono invitati a collaborare all'Enciclopedia del Mathematischen Wissenschaften, cui contribuiscono con 5 articoli, quello già citato ieri di Segre sugli spazi a più dimensioni, quello sulla geometria analitica e sintetica di Fano, quello sui principi della geometria di Enriquez, e i due di Enriquez e Castelnuovo sulle superfici algebriche. Dall'estero vengono a seguire dei corsi di Segre a Torino dei matematici stranieri, soprattutto dall'Inghilterra e dall'America del Nord. In particolare il corso del 98-99 è seguito dai due coniugi, dai coniugi Young, William Young, il futuro presidente dell'International Mathematical Union, e Grace Chisholm, che aveva conseguito il dottorato con Klein in matematica a Gottinga. Il soggiorno torinese rappresenta per i due coniugi un periodo particolarmente felice, perché inizia lì il loro lungo sodalizio scientifico. A testimoniare le interazioni fra Segre e coniugi Young rimangono alcune lettere e 5 quaderni manoscritti, scritti in gran parte in italiano e in gran parte scritti da Grace Chisholm. E questi quadernetti non si riferiscono solo al corso di quell'anno, ma si riferiscono anche ad altri argomenti, e quindi molto probabilmente Segre teneva delle vere e proprie lezioni private a, a questi due coniugi. Come sempre a testimoniare appunto un biglietto che scrive a Grace Chisholm e che è qui riportato. Proprio durante la permanenza degli Young a Torino, Klein viene a Torino e qui festeggia, nell'aprile del 99, festeggia il suo quinto compleanno, il suo 50° compleanno con i matematici torinesi. Un ulteriore collegamento è costituito dal fatto che nel 1911, su suggerimento di Segre, la sua allieva Luisa Virilio, che si era laureata con Segre nel 1904, traduce il libretto di Grace William, The First Book of Geometry, che è un libretto particolarmente interessante perché viene presentata un insegnamento sperimentale dinamico della geometria, a partire appunto dall'uso di modelli geometrici, della loro costruzione, della loro manipolazione. Gli studenti possono sono avviati con la guida dell'insegnante a ricavare da sé, a scoprire le varie proprietà e i primi teoremi, e questo è un approccio che Segre condivideva ampiamente.
Il corso del 99 e 900 è dedicato invece alle lezioni di geometria numerativa, a cui Segre aveva rivolto i suoi interessi negli anni immediatamente precedenti. Questo corso è seguito da circa 30 allievi, molti uditori, tra cui molti uditori e tre donne, sottolinea Segre nella sua lettera a Young. E naturalmente questo numero è molto superiore a quelli che risultano appunto dall'archivio, ufficialmente dai documenti dell'archivio, che registrano solo quelli che avevano superato gli esami. E dagli interessi di Segre per la geometria numerativa derivano vari lavori di Tanturi, Giambelli e Severi, che si laureano con lui rispettivamente nel 99, 1900 e 1901. Su appunto argomenti di geometria numerativa. Tra il 900 e il 903 Segre recensisce e presenta ben 10 lavori di questi suoi allievi, altri ne presenterà ancora in seguito. Non per niente scriveva appunto Castelnuovo, pensando ai miei allievi trascuro le mie ricerche. Uno dei temi centrali era il quindicesimo problema di Hilbert, relativo alla fondazione rigorosa del calcolo numerativo di Schubert, e Giambelli e Severi scrivono degli importanti lavori su questo, però con due approcci differenti che li porteranno a polemizzare. Dunque, è già stato ricordato ieri che nel Congresso Internazionale dei Matematici del 1908 una commissione internazionale costituita da Segre, Poincaré e Noether assegna a Severi la medaglia Lucia. Severi da Torino passa a Bologna, a Parma e poi a Roma, approda a Roma nel 1921. A Roma c'era Castelnuovo, in quello stesso anno arriva Enriquez, quindi il baricentro della ricerca italiana di geometria passa da Torino a Roma. Volevo citare anche questo corso del 1903-4, Applicazione integrale abeliana alla geometria, perché questo corso è frequentato da Julian Coolidge, che poi ricorderà, di cui Segre presenta due lavori, perché di ciascuno di questi allievi, anche lavori nell'Accademia, nel suo volume The Geometry of the Complex Domain, Coolidge dichiarerà il suo debito verso e la sua ammirazione, la sua stima verso il maestro torinese, appunto nella prefazione, ma ricorderà anche la cura, la pazienza senza limiti, sono queste proprio le parole che usa, con cui Segre si dedicava a ciascuno dei suoi allievi. Sui rapporti tra Segre e Coolidge ci parlerà più avanti Aldo Rigaglia. Ecco, da ultimo vorrei citare questo corso, capitoli vari di geometria della retta, perché appunto, soprattutto nella parte finale, la trattazione della materia nell'indirizzo differenziale e compaiono qui quelle nozioni di geometria proiettiva e spaziale che nello stesso anno Segre aveva studiato, aveva introdotto nel suo articolo su una classe di superfici degli iperspazi legati con le equazioni lineari e le derivate parziali del secondo ordine. Lavoro che apre la via al fiorire a Torino della geometria, al fiorire non solo a Torino, della geometria proiettiva iperspaziale, di cui Fubini sarà uno dei massimi cultori, ma cui daranno contributi anche i due allievi di Segre, Terracini e Togliatti. Ricordo solo che Terracini sarà uno dei curatori delle opere di Segre insieme a Severi, Togliatti e Beniamino Segre e dedicherà poi due corsi che avete potuto vedere nella piccola esposizione all'opera geometrica di Segre. Anche solo diciamo, questa rapida carrellata mostra come le lezioni universitarie di Segre abbiano svolto un ruolo significativo nella formazione della scuola italiana di geometria algebrica. Lo testimonia anche direttamente la trattatistica, dove i quaderni di Segre sono
spesso citati, sono citati da Enriquez nelle sue conferenze di geometria nel 94-95, da Bonola nel suo celebre volume sulla geometria non euclidea, da Bertini nel suo trattato Introduzione alla geometria proiettiva degli spazi, degli iperspazi, da Severi, da Enriquez e Guisini nelle loro famose lezioni sulla teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche. Ecco, da questo intreccio appena descritto fra, diciamo, ricerca e insegnamento emerge chiaro il ruolo di caposcuola di Segre, un ruolo che gli viene riconosciuto fin dal 98 quando gli viene assegnato il premio reale per la matematica. Il sentimento di appartenenza ad una scuola appare ben presto in Segre e nei suoi allievi nei primi anni 90, come ho accennato prima, e come emerge dalla corrispondenza. Per esempio Castelnuovo scrive a quel che quando Segre era ancora molto giovane, per consenso unanime, aveva assunto il ruolo direttivo della scuola succedendo a Cremona. Espressioni analoghe usano Severi e anche Terracini, ma non solo, anche l'esistenza di una scuola con una precisa identità è anche affermata all'estero, cioè non solo in Italia. Meyer e Mormann nel volume dell'Enciclopedia delle Mathematische Wissenschaften dedicato alla geometria sottolineano come in pochi anni alla fine dell'Ottocento l'Italia si è giunta a una posizione di comando nel settore della geometria. Becker chiama Segre il padre della meravigliosa scuola italiana, e Coolidge lo inserisce tra i principali artefici del risorgimento geometrico italiano. Quali sono le principali caratteristiche, diciamo, della leadership di Segre? Innanzitutto, egli progetta, come è stato detto da Umberto Conte, propone un progetto innovativo, ben definito e circoscritto alla ricerca geometrica. In secondo luogo, realizza una perfetta simbiosi tra insegnamento, ricerca personale e introduzione dei giovani alla ricerca, che egli indirizza in modo intelligente, seguendo le inclinazioni personali, cercando di correggere i difetti, invitandoli a non essere schiavi del metodo, e nella corrispondenza ci sono vari esempi di questo suo modo di procedere, che ora non sto a leggere. Segre poi era un maestro molto selettivo e premiava l'eccellenza. Nell'articolo del 1891 dedicato ai suoi studenti, gli scrive: meglio un risultato atto a rimanere nella scienza che mille destinati a morire appena nati. Altri aspetti importanti del suo magistero sono a preoccuparsi della sistemazione accademica dei suoi allievi, che arrivano tutte a posizioni prestigiose, e della diffusione dei risultati della loro ricerca in Italia e all'estero. Lo scopo era quello di dare, diciamo, alla tradizione italiana prima e poi anche alla sua scuola una visibilità scientifica internazionale attraverso canali diversi, contatti personali, soggiorni all'estero, la partecipazione a convegni, traduzioni, attività editoriali, e di questo parleranno più diffusamente Silvia Roero e Caruciano. Io mi limito a dare dei dati. Tra 1884 e 1885 Segre scrisse 35 recensioni di lavori italiani che lui considerava trascurati, lo scrive per lo Yearbook über Forschrift der Mathematik. Tra 1889 e 1924 presenta o recensisce ben 189 lavori per la maggior parte dei suoi allievi, per la pubblicazione negli atti e nelle memorie dell'Accademia. Se avete fatto un poco attenzione a quello che ho detto prima, Segre immediatamente, appena un allievo nella tesi ha dei risultati originali, si preoccupa della loro pubblicazione. Un ultimo aspetto che secondo me è anche importante è la grande importanza che Segre attribuiva alla qualità dell'insegnamento universitario, in particolare a quello dei corsi superiori, ma non solo, anche quello dei corsi obbligatori, e anche all'insegnamento nelle scuole secondarie. Significative sono le considerazioni che si trovano spesso nella sua corrispondenza, nelle lettere agli allievi. Segre riteneva importante farsi capire da tutti, limitare il programma alle cose strettamente necessarie, ma nello stesso tempo offrire agli studenti migliori lezioni complementari e di approfondimento.
i principi a cui, si uniformava erano i seguenti. Dice: il vero maestro deve invitare i suoi allievi a occuparsi solo di problemi importanti, consigliarli di studiare accanto alla teoria e le sue applicazioni, esortarli a non restringere la propria attività scientifica ad un campo troppo limitato in modo da poter considerare le cose più dall'alto. Suggerire la lettura, tenere in debito conto le esigenze didattiche, suggerire la lettura dei grandi maestri. Ecco, questi stessi consigli, contestualizzati però rispetto all'insegnamento secondario, ricompaiono nelle lezioni che per 18 anni Segre tenne presso la scuola di magistero per la formazione degli insegnanti di matematica dell'Università di Torino. Ecco, su questo tema ho recentemente parlato proprio nel convegno dedicato ad Alberto Conte, per cui mi limito a dire molto brevemente, non mi soffermo, mi dico molto brevemente che in questo corso Segre tiene in debito conto sia gli aspetti scientifici che quelli didattici. Questo è significativo dal fatto che lui mette in apertura al suo quadernetto i due regolamenti, quello delle scuole di magistero, dove si sottolinea che lo scopo delle scuole è di rendere gli studenti abili nell'insegnamento, e quello della facoltà di scienze, dove si dice che lo scopo è quello di mantenere alto il livello scientifico della nazione. E questo duplice aspetto si vede anche nei due quadernetti più strettamente legati alla scuola di magistero, uno di tipo metodologico, didattico, dove appunto, partendo da alcune considerazioni sulla natura della matematica, sugli obiettivi dell'insegnamento, Segre affronta questioni di tipo didattico e metodologico, e l'altro invece intitolato, il cui titolo evoca subito Klein, che tratta questioni di geometria elementare affrontate da un punto di vista superiore. Lascio stare questo, mi limito a dire che appunto il grande ispiratore di Segre anche per questo aspetto è Felix Klein, di cui lui accoglie pienamente gli assunti metodologici. Egli era convinto appunto che fosse importante stabilire un collegamento tra scuola secondaria e insegnamento universitario, introducendo precocemente il concetto di funzione di trasformazione. Sosteneva il valore di un insegnamento di tipo genetico perché, illustrando una teoria, seguendo la via secondo la quale si è sviluppata, cioè questo modo costituisce un buon avviamento alla ricerca. Riteneva che il primo approccio alla matematica dovesse essere sperimentale e intuitivo, così gli studenti imparano non solo a dimostrare verità già note, ma anche a scoprirle da sole e risolvere problemi. Suggeriva anche di invitare gli insegnanti a mettere in luce le applicazioni della matematica per rendere l'insegnamento più vivo e più stimolante, non secondario, dava importanza anche all'aspetto storico della disciplina. E come Klein poi riteneva che fosse estremamente importante nella formazione degli insegnanti, fossero estremamente importanti le matematiche elementari da un punto di vista superiore. Voglio solo segnalare un'ultima cosa. Il primo che attirò l'attenzione su questo quadernetto fu Trincomi, nel 22 febbraio del 1940, in una conferenza qui a Torino, e subito dopo pubblicò nei rendiconti del seminario matematico dell'Università e del Politecnico questo quadernetto. E questo è significativo non solo perché metteva in evidenza un contributo sconosciuto di Segre, ma anche perché lo fa proprio nel pieno delle leggi razziali che così duramente colpirono gli ebrei. Ancora una cosa, Trincomi trascura però la ricchissima bibliografia di questo quadernetto, che è importante per un duplice ordine di ragioni. Prima di tutto mostra l'ampiezza incredibile di letture di Segre, cioè testi dedicati alla didattica speciale generale, libri di testo, programmi, testi di storia della matematica, fondamenti della matematica, ma anche la sua politica di acquisti come direttore della biblioteca, che era una politica di acquisti che teneva in debito conto non solo i testi utili per la ricerca, ma anche quelli utili per l'insegnamento. Thank you.
presidente della seduta mi guarda, temo di avere ormai solo più pochi minuti, ma quindi vado molto veloce nel descrivere questo quaderno che, come mi è stato più volte detto da ieri pomeriggio a oggi, ormai dovreste avere stato ribattuto e ribattuto, è considerato unanimemente come più importante. Ha detto tutta la geometria sugli intrattenimenti semplicemente finiti del 1891, dove Segret appunto tratta della geometria sulla curva. C'erano già altri metodi, c'era quello che allora schiamava il metodo funzionale di Riemann, superficie di Riemann, il cosiddetto metodo algebrico geometrico, funzione algebrica di Brille e di Noether, una nuova grande memoria del 1875, e quello che veniva chiamato il metodo algebrico geometrico di Kronecker, di Weber, che usava appunto tecniche di algebra, che diventerà poi l'algebra commutativa, per trattare argomenti di geometria algebrica. E voglio però soffermarmi su questa frase che secondo me è proprio, diciamo, la dice Segre all'inizio della memoria del 1894 sugli annali di matematica pure applicata, in cui lui riassume il contenuto del quaderno, e che secondo me sta proprio all'origine della geometria algebrica italiana, del metodo della geometria algebrica italiana. No? Segre dice: ora, nel fare sono già vari anni delle ricerche sulle ricade algebriche e in generale sulle varietà composte di infiniti spazi, avendo io avuto bisogno di valermi delle proprietà delle serie lineari studiate nella memoria per il Noether, mi accorsi come, ricorrendo invece alle rigate e alle dette varietà di spazi e rappresentando quelle serie lineari mediante curve iperspaziali nel senso già accennato, si potessero ritrovare, almeno in parte, quelle proprietà mediante semplici ragionamenti geometrici, evitando i calcoli algebrici e le considerazioni funzionali che occorrono per stabilire il teorema di Noether fondamentale in quella memoria. È il grande metodo appunto della geometria algebrica italiana che Segre e Castelnuovo prenderanno le curve, che poi sarà lo strumento essenziale per Castelnuovo e Enriquez per lo studio e la classificazione delle superfici algebriche. Ecco, non sto qui a dirvi il contenuto del quaderno, ma voglio ricordare che appunto l'importanza di questo quaderno venne immediatamente riconosciuta da tutti, e Segre fu invitato a pubblicarlo, insomma, perché allora era stato conosciuto soltanto da chi aveva seguito il corso, e diciamo Segre ci pensa in un primo tempo, diciamo è stato Castelnuovo a insistere perché Segre pubblicasse bibliografia il corso, ma Segre pensò di utilizzare gli appunti delle selezioni presi dall'allievo Fano aveva seguito questo corso di lezioni, ma avendoli trovati molto trascurati e non tali da essere litografati, se non dopo un lungo lavoro di revisione abbandonò l'impresa d'idea e soltanto nel 1894 pubblicherà poi sugli annali di matematica una memoria che riassume appunto il contenuto del quaderno, memoria di più di 100 pagine, e accanto a questa memoria verrà pubblicato anche un lavoro di Eugenio Bertini altrettanto importante, in cui Bertini espone il metodo di Brille e di Noether. Ecco, questo diciamo è il contenuto del quaderno, questi sono i primi passi di questa grande avventura che sarebbe postata la geometria algebrica italiana, diciamo, fino alla prima metà del secolo scorso. Naturalmente ci sono altre cose, qui adesso non voglio soffermarmi, per esempio il fatto che Segre, prendendo lo spunto da quello, abbia suggerito a Fano e a Modeo di studiare quali sono i postulati che definiscono uno spazio, un iperspazio, e di lì verranno poi i risultati, soprattutto quello di Fano con il suo famoso piano contenente soltanto 6 punti, che daranno poi origine a tutta una serie molto lunga di studi iniziati da Weber nel 1910. E voglio soltanto terminare ricordando quali sono i fattori essenziali di questa scuola, che è stata una delle più importanti della matematica italiana, e che si possono riassumere innanzitutto nell'eccellenza degli allievi, negli importanti risultati raggiunti, poi nel fatto che tutti
istituti rigestissero importanti posizioni di carattere istituzionale che ricoprirono in enti sia nazionali che internazionali, ma anche la partecipazione a imprese editoriali internazionali come la enciclopedia di matematica editrice Chasten, in cui i giornalisti italiani contribuirono con ben 7 articoli, la collaborazione da riviste straniere come Matematici e Annale, senza trascurare però le riviste italiane di allora prestigiosissime come gli Annali di Matematica, pure applicate, che in seguito fu coordinatore dal 1924 fino alla morte, ma anche di allora molto noti e molto conosciuti Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Ecco qui, se diciamo, ecco, allora questa, diciamo, questa scuola aveva queste caratteristiche, era un gruppo di ricercatori che erano stati diciamo, allievi di uno stesso maestro, da cui avevano tratto temi di indagine, metodologia, approccio alla ricerca e uno stile scientifico particolare, ma che sono anche in grado di battere nuove strade in modo indipendente, come luogo dove si sviluppano talenti, si prendono contatti, come gruppo con una precisa identità nazionale, ma aperto e pronto a dialogare con la comunità internazionale. Una scuola, come scriverà Enriquez, che tende ad allargarsi fuori dal proprio ambiente d'origine e infatti anche come ambiente in cui misura una visione comune di trasmissione del sapere. Soprattutto Segre insegna ai propri allievi che lo scopo della ricerca scientifica è quello di elevare il grande edificio matematico e che i semplici esercizi e le inutili generalizzazioni costituiscono un vero incontro, un disturbo per i ricercatori più seri. Grazie.